Allora, Fabrizio Ferrari, RTL, eccolo qua. Eccoci qua, come state? Tutto bene, tu come stai? Io bene, bene. Insomma, siamo arrivati all'ultimo giorno del Festival di Sanremo, settimana intensa, bella. Bella. Serena, anche come il tempo, no? Serena fino a ieri, oggi si sente lo stress. Stress del tempo e di tutto. E beh, insomma, anche la gara, no? I cantanti sono stati eliminati ieri. Poi, vabbè, va sempre a gusto. Ho sentito dei grandi fischi per Raf, voglio fargli gli auguri perché Raf quest'anno purtroppo ha preso l'influenza, ha preso la bronchite, è stato in ospedale, quindi ha avuto anche difficoltà nel far uscire la sua canzone. Mi dispiace che sia stato eliminato. Un in bocca al lupo Raf. Poi diciamo che uno dalla vecchia guardia, e diciamo io almeno mi sento un po' dalla vecchia guardia, Neck, Raf, tutti quei ragazzi, adesso c'è questo combattimento, no? Nuovi, vecchi, diciamo che ci stanno tutti comunque alla fine. Sì, io devo dire che Carlo Conti ha fatto un festival, secondo me, perfetto, quest'anno gli ascolti lo dimostrano, ha messo insieme quelli che sono giustamente i ragazzi dei talent che sono arrivati adesso, che ci sta, con quelli che era un po' che non si mettevano in discussione in gara, hai citato appunto Neck, così c'è Gianluca Grignani, c'è Irene Grandi, insomma quelli che sono i big veri di adesso, e che non è facile portarli a fare una gara. Ricordiamo questa cosa perché noi abbiamo avuto tanti ospiti stranieri, gli ospiti stranieri rimangono affascinati perché non esiste in tutto il mondo un festival dove i cantanti si mettono in gara tra di loro. È vero, solo in Italia. Solo in Italia esiste questa cosa ed è un vanto avere il Festival di Sanremo, che poi ha, diciamo così, anche le sue cariatidi, però è anche il suo bello perché è la tradizione di Sanremo. Che Sanremo è Sanremo, diciamo. Comunque vada, sarà un successo. Sarà un successo. Ultima cosa, poi ti lasciamo andare che sei impegnatissimo qua a RTL 102.5. Tu, Fabrizio, un bel disco, una bella cosa a Sanremo, la farai prima o poi o no? Guarda, avevamo intenzione di rifare una serata delle cover, ma prima o poi la faremo con Lina Zilli, parole, perché io dovrei fare Alberto Lupo, che cosa sei? Che infatti c'hai sia la voce che un po' la cartola, diciamolo. Che ci sta, chissà, boh, magari come autore probabilmente. Sì. Come cantante no. No, come cantante ormai sono passati i tempi. Poi, non è detto. Alla Buscaglione magari. Alla Fred. Va bene, ringraziamo Fabrizio Ferrari, 102.5 DRL, ciao, grazie. Ciao, grazie.